prima intervista del ritiro di Masen di Giovo e siamo con il numero uno, ovvero Stefano Minelli. Innanzitutto è un piacere rivederti, si riparte nello stesso posto da cui si era iniziato l'anno scorso, però te l'anno scorso non c'eri, quindi che sensazioni hai di questi primi tre giorni di ritiro? No, l'anno scorso va bene, è arrivato a gennaio, è cambiato tantissimo qua, è cambiato quasi tutto. C'è grande voglia da parte di tutti per riscattarci dopo una stagione, perché penso da parte di tutti, anche personalmente, rode un po' a giocare in Lega Pro. È una categoria che non ho mai fatto, però c'è grande voglia di tornare subito, diciamo, in Serie B, ecco. Hai detto giustamente che è cambiato quasi tutto, perché in realtà per quanto riguarda i portieri il preparatore è lo stesso ed è rimasto anche Merelli, quindi ti chiedo da questo punto di vista quali sono i vantaggi di lavorare, di continuare a lavorare con un preparatore che già conosci e soprattutto di farlo con Merelli, con cui hai condiviso sei mesi la scorsa stagione? No, sono contento che è rimasto sia Adriano che Davide, perché anche nella scorsa stagione, diciamo, mi ha spinto sempre a dare il meglio, perché è uno che diciamo non è che si accontenta di star dietro, vuole anche lui giocare come giusto sia, quindi spinge anche me a dar sempre qualcosa in più, a impegnarmi ogni giorno, perché il posto, diciamo, non è assicurato per nessuno. Si sa che sono solo tre giorni, quindi è difficile fare magari delle valutazioni, ma cosa te ne pare del gruppo? No, il gruppo continua, è arrivato anche ieri due personaggi nuovi, diciamo. Per il gruppo ci conosciamo qua in ritiro, anche perché non va nulla, quindi dobbiamo fare il gruppo tra di noi, e lo staff, vabbè, sembra molto preparato e non ci vuol far marcare niente, diciamo, ecco. Hai detto che non funziona nulla, perché svegliamolo, il wireless purtroppo non va in hotel, quindi la domanda successiva è con chi sei in camera innanzitutto? Io sono con Merelli, perché è continuata, diciamo, la tradizione dell'anno scorso. Esatto. Ti fidi che magari di notte, vista la competizione, ti avvelena? No, mi trovo bene, siamo tutti e due di Brescia, ci siamo sempre trovati, c'è competizione come giusto che sia, ma siamo amici fuori dal campo. Poi ricordo che l'anno scorso c'era un rito per i nuovi, te non c'eri, però il rito di farli cantare è stato ripetuto questa stagione? Sì, non è ancora iniziato, inizierà da stasera. Io, diciamo, l'ho schivata perché non sono proprio nuovo, però non ho cantato l'anno scorso, però speriamo di schivarla, ecco. Esatto. Ultima domanda, una tua riflessione, una tua prima impressione su Mister Sull e questo staff tecnico che, come hai detto, è cambiato, e soprattutto quali sono gli obiettivi, anche se l'hai già detto un po' nella prima domanda. No, lo staff sembra molto preparato, mi sembra che cura ogni particolare per farci rendere al meglio, ed è una cosa importante, e gli obiettivi personalmente penso anche di squadra, quelli di tornare il più presto possibile in Serie B.